Storia particolare, bella, affascinante, quella di Tommaso D'Orazio, 28 anni abruzzese di Bucchianico, terzino sinistro e non solo, anche centrale di difesa, punto di forza del Cosenza di Piero Braglia, ma cresciuto nelle giovanili del Pescara, dove gioca con Corsi, compagno di squadra e capitano dei calabresi. Ma in quella Berretti c'erano anche i vari Inglese, Berardocco, Lulli, Testardi, Foglia, un giovanissimo Marco Verratti. Circa 6 anni e mezzo di trafila, poi tanto girovagare in Serie D, Renato Curiangolana, soprattutto Tessa Valdisangro, qui conosce il tecnico Donato Ronci, persona chiave di questa prima fase, lo porta con sé a casa l'incontrada, addirittura in eccellenza, e poi di nuovo in via Giulianova. Quindi un nuovo incrocio, fondamentale nel percorso di crescita. L'agente Carlo Di Renzo, sfuma l'approdo a Martina Franca in C, ma si dischiudono le porte di Ancona, Lega Pro da protagonista, stagione 2014-2015, 26 presenze e 4 gol. Da urlo il 18 marzo 2015, la prodezza col tutto cuoio, sinistro a giro di altissima qualità. Quindi Teramo, Pistoiese, ancora Teramo, rete Colfano e 2 anni fa, gennaio 2017, il trasferimento a Cosenza, ovvero la svolta. Primi gol, doppietta in Cosenza Regina del 13 febbraio 2017, a segno anche Colfondi. 2018 da incorniciare, che cavalcata con i calabresi. Altri 3 gol contro Siracusa, Paganese e Catanzaro. La promozione in B dopo 15 anni e storia recentissima, un girone di andata impreziosito dalla prima rete in cadetteria da 3 punti, trasferta di Venezia dello scorso 23 dicembre. Un anno insomma di fortissime emozioni, culminato con la vittoria del pallone d'oro abruzzese ideato dal quotidiano Il Centro nel 2013. Ciao Tommaso, come va intanto? Tutto a posto, buon anno a tutti. Il nuovo pallone d'oro abruzzese. Sì, pallone d'oro, no? È un premio che mi fa molto piacere averlo ricevuto. Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato e questo lo merito principalmente al mio popolo di Bucchianico e a quelli del Cosenza. Già, perché poi la giuria popolare ha fatto la differenza. Dici bene, tu sei di Bucchianico, quindi abruzzese doc, 28 anni, 29 il prossimo 3 maggio, non è mai troppo tardi per arrivare, no? No, mai troppo tardi, anche perché penso che ognuno è nel suo tempo. Pensavo che 5-6 anni fa stavo in eccellenza, avevo praticamente smesso di giocare, adesso mi ritrovo ad affrontare un campionato di Serie B, non ci avrei mai pensato, però ecco, penso che sia un esempio per tutti che non bisogna mai mollare e crederci fino in fondo. Assolutamente, tra l'altro i tuoi trascorsi sono importanti perché vieni dal settore giovanile del Pescara, ben 6 anni e mezzo, insomma la sorta di giocatore bandiera, mi dicevi poc'anzi a microfoni spenti, tanti maestri, Antonio Di Battista, l'ex responsabile del settore giovanile, cioè Teo Di Mascio, e poi l'incrocio con Donato Ronci che ti ha, se vogliamo, cambiato la carriera, no? In un certo senso. Sì, l'incontro col mister è stato, diciamo, è successo per caso, però poi ne ho fatta la mia fortuna, ne ho fatta perché ci conoscemmo a Tessa Valdisangro, poi nei successivi 3 anni siamo stati insieme fino, ecco, con Giulianova, che poi ho conosciuto Carlo Di Renzo sempre tramite lui, e poi da lì siamo andati ancora insieme e poi è venuto fuori la carriera che sto facendo. Ecco, altra persona importante, Carletto Di Renzo, il tuo procuratore, soprattutto un amico in un momento non facilissimo, diciamo, della tua carriera, quindi la svolta c'è stata, poi sei andato ad Ancona dopo Teramo, trascorsi non esaltanti, diciamo così, ma ci può stare perché eri giovane. A proposito, hai messo a posto la testa? Diciamo che ho fatto un po' fatica nell'anno del Teramo, però ecco, sono stato, grazie alle persone che mi sono state sempre vicine, da Carlo alla mia compagna e poi a tutta la mia famiglia, io diciamo che ho messo la testa a posto e ho seguito la retta via e sono maturato sotto tutti i punti di vista. Infatti c'è una donna che ti ha cambiato, vogliamo salutare, insomma. Sì. Anche perché diventerai papà tra breve, quindi. Sì, a fine gennaio, inizio febbraio è il termine di scadenza, saluto Giulia che mi sta guardando, sicuramente
starà ridendo delle facce che faccio, però no, gli mando un grande bacio e non vedo l'ora di rivederla. L'esperienza di Cosenza da due stagioni, in realtà sono tre, no? Perché sei arrivato a gennaio 2017, hai vinto il campionato lo scorso anno, ironia della sorte, proprio l'Adriatico Giovanni Cornacchia, la finalissima col Siena, quest'anno Serie B, 14 presenze se non vado errato, il primo gol a Venezia, e che gol soprattutto? Ah, è stato un bel gol anche perché è venuta da una ripartenza. E quando ho visto che Mungo lanciava Baez sulla fascia, sono partito, sapevo che comunque poteva essere un'occasione pericolosa e ci ho creduto. Poi mi ha fatto l'assist e l'ho buttata dentro. Parlando con Giulia, che vivevamo già insieme, lei scelse praticamente la meta e noi partimmo proprio alla volta della Calabria e con qualche pregiudizio, però senza mai troppo pensare a chissà che cosa. Mi ho fatto fatica le prime settimane, però poi siamo stati veramente come una famiglia e siamo stati nei successivi due anni. Primo anno abbiamo fatto playoff subito, i quarti di finale, uscimmo con il Pordenone e poi l'anno dopo abbiamo vinto il campionato. Tra l'altro Piero Braglia è subentrato lo scorso anno, grande recupero, una risalita pazzesca. Abbiamo iniziato il campionato, veramente ci davano tutti per spacciati, con l'avvento del mister ci siamo messi sotto, il mister è sempre stato uno di poche chiacchiere, con il suo modo di ragionare siamo andati tutti dritti verso una strada e poi è successo quello che è successo. La finale del 16 giugno a Pescara penso sia stato un po' sotto l'occhio di tutti, è stato veramente un percorso straordinario che, ecco, parlando mi vengono ancora i brividi, mi porterò sempre nel cuore. E quindi io non posso solo che ringraziare i miei compagni, il popolo di Cosenza e tutti quelli che hanno reso possibile questo meraviglioso percorso. Tra l'altro Piero Braglia ha una garanzia in Serie C, ha vinto 4 campionati. L'ultima te la faccio sui tuoi trascorsi nei giovanili del Pescara, perché tu hai giocato anche con Roberto Inglese e c'è una curiosità, la vogliamo dire pubblicamente? Quella della rottura del naso, no, che praticamente facevamo un'amichevole, giocavamo allora in Beretti, stavamo provando uno schema, io dovevo stoppare palla e poi lasciare spazio al difensore che calciava, la palla rimase lì, sono rimasti in ginocchio, lui passò come un treno, mi travolse, mi prese il naso e praticamente me lo ruppe completamente. Qualche segno è rimasto. Sì, sì. No, io parlando così mi fa piacere di averlo conosciuto, perché è un giocatore straordinario che è partito anche lui, diciamo, dal basso e piano piano si sta meritando tutto quello che sta facendo. Ha fatto tanta gavetta, tra l'altro l'hai superato in questo premio, perché hai superato sia Roberto Inglese che il capitano del Pescara Gaston Brugman. I complimenti non sono di prammatica, caro Tommaso, ma assolutamente sinceri per quello che stai facendo. In bocca al lupo per il futuro, ti auguriamo le migliori fortune. A proposito, il 16 marzo ci sarà il ritorno Pescara-Cosenza, ci sarai sicuramente perché all'andata sei stato costretto a saltare per infortunio. Sì, guarda, era, diciamo, la partita che aspettavo, anche perché comunque mi ha sempre fatto un certo effetto. Ecco, quando è successo il 16 giugno che abbiamo fatto la finale a Pescara, un po' nello stadio dove sono stato tante volte, da bambino sono sempre stato tifoso un po' del Pescara, oltre che della Juventus, però ecco, il mio sogno un po' quando ho iniziato il percorso a Pescara era di cavalcare la Serie A insieme al Pescara. Poi purtroppo le strade ci hanno diviso e adesso trovarmici a giocare contro per me è uno stimolo in più. L'andata non ci sono potuto essere per l'infortunio, però adesso spero di esserci più forte che mai. Però insomma, mai dire mai, perché le strade potrebbero incrociarsi se è ancora giovane. Io ti ringrazio, Tommaso. Yeah.